A tutti qua a nerdplanet.it, siamo qui con David Messina. Ciao David, grazie di averci concesso l'intervista. E parliamo direttamente qua dell'ARF. Abbiamo visto che è stata organizzata una Artist Alley veramente ricca di nomi, di personaggi. Com'è stato organizzare? Guarda, io mi ritengo molto fortunato perché l'organizzazione, per quanto laboriosa, per quanto lunga, è stata facilitata dal supporto incondizionato di tutti gli ARFES, che ancora una volta voglio ringraziare: Stefano Piccoli, Mauro Zeo, Paolo Campana, Fabrizio Perrocchi, e mi hanno aiutato tantissimo, mi sono stati e Daniele Bonomo, sto dimenticando Daniele, e mi hanno aiutato moltissimo, e quindi in realtà è stato proprio il piacere di progettarla insieme, trovare un modo per farla crescere e renderla competitiva con le Artist Alley internazionali, che era poi lo scopo e quello che loro mi avevano chiesto. Quando mi hanno contattato gli Artists, quello che loro mi chiesero è: crea qualcosa che possa gareggiare con la New York Comic Con, che attualmente penso sia l'Artist Alley di più alto profilo che abbiamo al mondo. Ti lancio un bambino. Parlando, visto che parliamo di America, a breve inizierai il tuo lavoro con Wonder Woman. Sì. Puoi dirci qualcosa? Come? Guarda, ancora poco, perché gli accordi con la DC sono stati recenti e io ancora non ho ricevuto lo script. E indubbiamente c'è un'enorme pressione, e non lo nascondo questo, sia perché in questo momento Wonder Woman sta vivendo probabilmente il suo momento di maggior successo per via del film che sta per uscire, per i suoi 75 anni dalla creazione del personaggio, ma anche perché vengo dopo la run di Greg Rucka insieme a Nicola Scott e Liam Sharp, e dopo il lavoro incredibile di Azzarello con Cliff Chang, e prima ancora mi vengono in mente nomi come George Perez, Adam Hughes, John Byrne, per cui Wonder Woman ha comunque un'enorme storia di straordinari talenti. La pressione è notevole, ma non vedo l'ora di cominciare. Beh, immagino, noi ti facciamo ovviamente i complimenti. Grazie. Quando è che hai capito che saresti voluto essere un fumettista? Io sono un po' anomalo, perché mi rendo conto che per me è davvero un sogno che avevo da quando avevo esattamente 10 anni e mezzo. Lo dico con certezza perché fu l'estate che presi la varicella, quindi passai l'estate a leggere fumetti perché non potevo frequentare gli altri bambini per ovvi motivi. E da lì è nata la passione per il fumetto e tutte le mie scelte in seguito sono state fatte proprio per questo obiettivo, dal liceo artistico prima alla scuola internazionale di comics poi. Quindi in realtà non ho avuto mai indecisione su cosa fare da grande o quale potesse essere il mio percorso. Volevo fare il fumettista, ho lavorato per poter fare il fumettista, quindi sono dove volevo essere e credo che non potrei essere più contento. Immagino. Se io ti chiedessi una ispirazione, chi mi diresti? Bella domanda. Io te ne direi non una, ma te ne dico 5. Non c'è problema. Ti dico Jack Kirby, che mi ha sempre colpito straordinariamente. Il re. Credo che non ci sia altro da aggiungere. E un altro ti direi Mike Mignola, che forse dopo Jack Kirby è l'autore che reputo più potente e che è riuscito a stravolgere le regole e l'immaginario nel mondo del fumetto. A questi aggiungo naturalmente Katsuya Terada, che è per lo più illustratore ma anche disegnatore di fumetti, la cui capacità visionaria amo moltissimo. Il mio amore per Adam Hughes non può non farmi nominare Adam Hughes e tutta la sua capacità di prendere l'estetica di Norman Rockwell, illustratore che a me piace tantissimo, e traslarla nel linguaggio del fumetto in una chiave più moderna, e per aver fatto lo stesso lavoro ma con il predecessore di Rockwell, ovvero con Leyendecker, ti cito Brian Silfrizzi, l'autore di Pantera Nera, che è uno degli autori che reputo più eleganti in assoluto. Probabilmente questi 5 sono la mia maggior fonte di ispirazione. Perfetto. Un'ultima domanda: se tu potessi darti un consiglio prima di cominciare la tua carriera, cosa ti diresti? Un consiglio prima di cominciare la mia carriera? Beh, credo che probabilmente il consiglio che mi darei è: impara subito l'inglese e non dover prendere ripetizioni a 40 e passa anni, perché il mio inglese non è dei migliori. Perfetto, grazie mille, noi ti facciamo ancora i complimenti per questa ARF, per questa Artist Alley, anzi Artist Alley. Da nerdplanet.it con David Messina, qua è tutto, grazie.